Noi non facciamo annunci, facciamo cose concrete. La prima attuazione di una legge approvata in regione, la legge regionale impresa Lombardia, è quella di creare un comitato semplificazione affidandone il coordinamento al professor Giulio Sapelli, che conosce bene la regione, che conosce bene il mondo delle imprese, che sa che cosa bisogna fare, e ho affidato lui l'incarico entro 3-4 settimane al massimo di dirci che cosa fare concretamente per aiutare le imprese. Zone a burocrazia zero vuol dire zone a burocrazia zero. Ci fidiamo del mondo degli imprenditori, non chiediamo più quintali di documentazione, diciamo parti, vai, mi fido di te, queste sono le cose che devi fare. E il professor Sapelli e il suo comitato ci dirà in tempi rapidi che cosa serve oggi in Lombardia alle imprese della Lombardia per cancellare il peso della burocrazia. La legge Delrio non cancella le province, contrariamente a quanto ha detto il governo. Le province rimangono almeno fino al 31 dicembre, con la complicazione che accanto alle province nasceranno le città metropolitane sulla stessa area con le stesse competenze. Milano è la provincia di Milano. E questo aumenterà ovviamente le difficoltà e aumenterà i problemi. Io sono preoccupato per questo. In settimana sarò a Roma per parlare con Delrio per capire come procedere, per evitare che questa inutile complicazione introdotta dal governo rischi di rendere più complicato il percorso verso Expo. L'obiettivo della fine del mio mandato è quello di lasciare una Lombardia a statuto speciale. I suoi incontri nel weekend in Trentino Alto Adige vanno in questo senso. Sì, abbiamo avuto la richiesta da parte persino dei rappresentanti delle autonomie speciali di dare una mano per evitare che vengano cancellate sotto il rullo che schiaccia tutto, ma non è che fa bene questo. E io ho detto d'accordo perché non sono per cancellare le autonomie speciali, sono per estenderle. La Lombardia, regione a statuto speciale, vorrebbe dire la soluzione di tutti i nostri problemi, di tutti i problemi dei lombardi, delle imprese, delle famiglie, dei giovani che non trovano lavoro, di chi non arriva a fine mese. Questa è l'iniziativa che abbiamo preso in Consiglio regionale e che passa attraverso un referendum ed è quello l'obiettivo che voglio realizzare entro la fine del mandato. Manifestazione a Verona della Lega, come auspica che finisca questa vicenda? Come ha detto Matteo Salvini, condivido al 100% quello che ha detto sulla vicenda. Veramente siamo in presenza di un'iniziativa giudiziaria che mi pare veramente, francamente, spropositata. Conosco Franco Rocchetta, conosco Roberto Bernardelli, sono usciti dalla Lega quando la Lega è diventata secessionista. Il fatto che siano arrestati per tentata secessione è una cosa per me francamente incomprensibile. Si sono fatti degli errori, penso che la magistratura abbia davvero sbagliato. Adesso ho l'occasione per rimediare, rimettendo in libertà persone che non possono essere arrestate per le loro idee, perché di questo si tratta.